Ciao ragazze, benvenute o bentornate nel mio canale. Oggi siamo alla seconda Nail Art natalizia del mese, ve ne ho promesse 4 e oggi rappresenteremo questo simpatico Babbo Natale. Buona visione! Andiamo a prendere il rosso con cui facciamo il cappellino e lo facciamo. Facciamo come un piccolo semicerchio. Poi andiamo a prendere un rosa o un nude e andiamo a fare il viso di Babbo Natale. Lasciando uno spazietto tra il cappello e il viso. Arrivo ad un certo punto, non vado fino a giù e vado a catalizzare la lampada, vado a fermare il colore. Dopodiché vado a prendere un liner, pennellino 0, e prendo un gel paint, un bianco molto pigmentato, e andiamo a fare il bianco degli occhietti. Non li facciamo né troppo grandi né troppo piccoli. Vado a prendere un pennello più grande adesso e vado a fare la riga del cappellino. Non ci importa che sia tanto preciso. Ora andiamo a prendere un liner e andiamo leggermente a fare dei piccoli peluzzetti sopra. Senza mettere lampada. Dovete far migrare delicatamente il colore bianco. Torno e vado a rifinire gli occhietti all'interno con due piccole palline nere. Fermo sempre la lampada tra un passaggio e l'altro per sicurezza. Vado a riprendere il mio nero, meglio se gel paint, e faccio gli occhiali. Andiamo a fare anche le stecchine. Vado alla lampada a fermare. Ora vado a prendere un rosa di una tonalità leggermente più scura di quella usata prima e vado a fare un piccolo nasino. Rotondo. Ora vado a riprendere il mio paint bianco e vado a disegnare la barba facendo un movimento che da sotto il naso parte e va verso l'alto, come a disegnare dei baffi.
Vado in lampada a fermare il colore. Ho realizzato questa nail art su tip quadrata, ma ovviamente le forme ideali per il Babbo Natale sarebbero ovale, mandorla e tonda. Sono uscita dalla lampada e nel frattempo ho disegnato con il pennello liner molto 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 scarico, praticamente sporco di nero. Ho disegnato il contorno del nasino del Babbo Natale per dargli una lieve profondità. Ora vado a riprendere lo stesso rosa che ho utilizzato per fare il naso e disegno una piccola boccuccia. Prendo sempre il mio pennellino liner, disegno, faccio un punto qui. Un piccolo tondino, non so, un piccolo tondino, e vado a fare filati. Dei piccoli trattini. Ok. Vado a catalizzare la lampada. Sono uscita dalla lampada e ora non ci resta che catalizzare. Oggi uso un top con dispersione della Laila e vado a sigillare. Ho finito di catalizzare il sigillante, ho aspettato un minuto per farlo freddare e ho sgrassato. Perdonatemi se ho sbavato un po' qui sopra. E io spero che il video vi sia stato utile. Se siete arrivati fino a questo punto, mettete l'emoticon dell'alberello di Natale. Io vi do appuntamento alla prossima settimana con un'altra nail art natalizia e vi auguro buona giornata. Ciao ragazze, grazie di avermi seguito.